amici. Oggi, prima di andare in mensa, ascolteremo una bella storia. Una persona speciale ci aiuterà a scoprire i segreti di un menù che viene dal Maghreb e che poi gusteremo insieme. Faremo così il giro del mondo seduti a tavola. Allora, ciao bambini, io mi chiamo Monia e vengo dal Maghreb, vengo dal Marocco e sono la mediatrice linguistico-culturale araba. Come vi ho accennato quindi prima, io vengo dal Marocco, abbiamo detto, e il Marocco si trova in Maghreb. Sapete quali sono i paesi del Maghreb? Più o meno, dai, diciamoli un po' quelli che sapete. Quindi c'è il Marocco, Tunisia, Libia, Algeria, bravo, Libia, Algeria, Tunisia e Mauritania. Mauritania e poi il Marocco. Per andare in Marocco ci sono o si va via aereo e quindi si piega più o meno 2-3 ore, oppure in macchina e si fa tutta l'autostrada della Italia, Francia, Spagna e poi si arriva in Marocco. Oppure si fa in draghetto. E il porto più vicino qua a Parma per noi è Genova. Quindi si parte da Genova e si arriva fino in Marocco, che la prima città è Tangeri, proprio a nord del Marocco. Quindi non è un paese molto lontano, 2-3 ore in aereo non è tanto lontano. Quindi se parliamo proprio del Marocco, sapete un pochino che lingua si parla in Marocco? L'arabo, bravissimo, l'arabo. L'arabo tradizionale o quello che si studia a scuole è uno, ma ci sono i dialetti di ogni paese, quindi in Marocco si parla il dialetto marocchino, in Egitto si parla il dialetto egiziano, ma la scuola, l'arabo della scuola è unico. Io prima vi ho accolto, vi ho detto marhaba bikum, vuol dire siete benvenuti. Oggi siamo qua tutti insieme e sono con voi per portarvi proprio in un viaggio nel mio paese a scoprire certi profumi di cibi marocchini. Oggi proprio vi portiamo a un piatto molto famoso, un piatto molto particolare nel paese del Maghreb, ma soprattutto anche in Marocco, che è il couscous. Il couscous, benissimo. Il couscous è stato sempre un piatto di unione, un piatto che ha sempre unito le famiglie, ma non solo, ha unito anche gruppi, ha unito anche persone intorno a una tavola, ha unito anche etnie, villaggi insieme. Come? Il grano del couscous, che è questo qua che vi diamo, è un grano che nell'antichità, cioè nel passato, i nostri nonni non lo trovavano confezionato come lo possiamo trovare oggi, ma lo preparavano a casa, per cui prendevano il grano, lo lavavano, lo asseccavano e poi lo macinavano e cominciano a lavorarlo man mano il grano fino a quando ottenere il couscous. Tutta questa operazione veniva davanti a dei gruppi e quindi questo gruppo, mentre preparava il couscous, condivideva i momenti belli, i momenti brutti, discussione, condivisione. Quindi era un momento anche di socializzazione preparare il couscous. E poi quando si mangiava il couscous, si mangiava sempre intorno, tutti insieme, intorno alla tavola. Il tagine è la forma del piatto, che è costituito da due pezzi, il coperchio e la parte sotto che è il piatto. È un piatto fatto di terracotta e su cui si può sia cucinare sul fuoco ma anche presentare il couscous all'interno. Il couscous viene preparato, viene messo all'interno e sopra vengono messi tipi di
carne oppure il pesce e sopra ancora le verdure, e viene presentato al centro tavola. Un'altra particolarità nelle spezie è, come vedete qua, è l'olio di argan. Perché vi ho portato l'olio di argan? Perché in certe zone in Marocco, dove cresce questo albero che cresce esclusivamente e fruttifica in Marocco, quindi l'argan c'è solo in Marocco, nelle zone dove cresce questo albero, le persone, le comunità usano l'olio di argan al posto dell'olio normale oppure dell'olio di oliva. Il frutto di argan è questo qua. Il seme dell'argan viene tostato per ottenere l'olio di argan alimentare. Lo usano tantissimo nel couscous, per cui non è solo cosmetico, ma è nato alimentare. La differenza sta nella lavorazione della mandorla. Se la mandorla dell'argan viene macinata a freddo, cioè non tostata, si ottiene quello cosmetico. Invece se la mandorla viene tostata con un po' di sale, si ottiene l'olio di argan alimentare. Quindi bimbi, adesso mi aiuterete a preparare questo piatto, questo fantastico piatto. Nel momento della preparazione del couscous oppure anche della preparazione della verdura, di tagliarla, tutto ha un rito molto particolare. Quindi spesso si fanno dei canti, dei richiami particolari, proprio per rendere quel momento molto condiviso da tutti e molto particolare. Ce ne fai uno? Potevo... La domanda molto intelligente, adesso devo... ci hai detto il canto, quello che lo vogliamo sentire. Un pezzo che ti ricordo. Sì. Basta toccare quel pesce che... Slow, slam, allora, summa. Ile, Sidna Muhammad, Allah, Majja, Al-Ali. Quindi le donne continuano a farlo, è un richiamo di, della cultura, un richiamo di felicità, un richiamo di benedizione di Dio. Si mescola per aiutare i semi, il grano del couscous a bagnarsi, ma allo stesso momento non bisogna che si diventano appiccicosi fra di loro. Quindi bisogna lavorare in una maniera come se li stai aprendo, vedi? Quindi con la mano molto leggera. Prima vi ho detto, sapete da dove viene questa parola di couscous? Nell'antichità le donne, quando lavoravano il couscous e soprattutto le donne berbere, facevano questi movimenti con la mano e facevano questi momenti. Le donne berbere avevano molti gioielli in mano. Nel momento del lavoro le gioielli facevano ksh, 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 mentre loro lavoravano. E allora da lì è rimasto questo suono nella cultura e poi è venuta
la parola couscous. Il couscous è buono e si sente che è stato fatto da noi, perché io di solito lo sento in un altro modo e questo è molto più buono, però la carne e il sugo. Delizioso. Abbastanza saporito il couscous, sugo. Buono il sugo. Ci sono tante verdure e tante spezie. Il couscous mi ricorda un po' il riso. Il sugo è molto buono, il sugo. Il couscous è molto saporito e buono. Il couscous è molto buono. Il sugo è delizioso. Si sente che il couscous ha molte spezie e il sugo è molto buono e si sentono i ceci. Il sugo mi ricorda... Il couscous mi ricorda il riso. Il sugo mi ricorda un po' il sugo della pizza, però un po' più piccante. Il riso è buono, il sugo è molto saporito ed è di lusso. Il couscous è buono e il sugo è molto saporito. Il couscous è molto buono, si sente proprio l'aggiunta di questo burro stagionato, fantastico. E il sugo è ricco di profumi orientali, di spezie, un equilibrio veramente eccezionale. Faccio il bis. Brava mamma. Le bombe da morire. No, io ho anche le bombombe. Le bombombe. Più parmigiano. Le bombombe. Le bombombe. Le bombombe. Sì, chi ragazza anche mica te da perdono. Monia. Come si dice buonissimo in arabo? Bnin bezef vuol dire perché bnin sarebbe buono, buonissimo. Bnin bezef. Bnin bezef. Io ho detto, oggi è stata una giornata per me molto speciale, una giornata che mi ha visto per la prima volta coinvolta con bambini della vostra età e che sono bambini dell'età dei miei figli. Un'esperienza unica che la vedo come apertura del nostro territorio. Io sono molto contenta, contenta dell'esperienza, ma anche che voi avete gradito quello che abbiamo preparato insieme. Sono contenta della vostra collaborazione e sì, non ricordo l'ultima cosa. Però senza questo. Anche noi siamo contenti, vero? Sì. Che fanno parte dell'associazione, sono andati in questi posti e gli hanno detto: allora, adesso noi vi aiutiamo. Se voi raccogliete i frutti di questo albero e producete un olio